sentite, allora, se qualcuno vuole intervenire su questi argomenti può parlare con Eugenio, si prenota e poi svilupperemo il dibattito. Mi sto mettendo là, quindi... Ora passo la parola a Nunzia che ci parlerà di reddito di cittadinanza o anche penso di questi argomenti, visto che Angela è coinvolta. 2 minuti. Se vi racconto. Vi racconto qual è un po' la mia idea di quello che sta avvenendo in questo momento. Innanzitutto, rispetto a quello che ha detto poc'anzi Angela, allora, mentre al di là poi delle appartenenze politiche, quando si toccano alcune regioni del nord, loro coesi reagiscono, sembrerebbe che in questo momento, e poi vi spiego perché, questo governo sta tendendo a tartassare e ad ammazzare sempre di più il sud, gli onorevoli rappresentanti al Parlamento che fanno parte delle regioni, sono stati eletti nelle regioni del sud, se mi consentite la parola, se ne fregano altamente. Questo è avvenuto con la questione dell'IMU agricola, è avvenuto con gli 80 euro, perché? Perché gli 80 euro danno una maggiore entrata a chi lavora già e l'occupazione in Italia sta al nord, quindi noi del sud veniamo tassati per finanziare l'occupazione del nord, a parte che gli 80 euro sono una misura assolutamente ingiusta perché non vengono erogati a chi ha 8.000 euro e chi ne ha supera 26.000. Quindi se c'è un papà che ha moglie e 4 figli a carico ed ha un reddito di 26.000 euro, non ha diritto agli 80 euro. Se ci sono 2 persone che lavorano, che hanno un reddito di 23.000 e 23.000 euro, non hanno figli a carico, li percepiscono anche 2. Quindi assolutamente ingiusta e secondo me incostituzionale, perché ci sarebbe un articolo oggi del 53 della Costituzione che stabilisce la progressività delle tasse, ma anche dovrebbe stabilire la progressività dei bonus. Continua questo governo togliendo, quindi l'IMU agricola, gli 80 euro, continua togliendo una misura che era uno sgravio contributivo importante per tutte le aziende del sud che intendevano occupare personale disoccupato di lunga durata, che era per chi imprenditore lo conosce, ma anche per chi è stato occupato così, la 407 del 90, che dà uno sgravio contributivo totale, uno sgravio sul premio INAIL totale per le aziende del sud, e questo lo toglie per finanziare quella fattispecie di contratto a tutele crescenti che andrà solo e unicamente a beneficio delle aziende del nord, è chiaro, perché le aziende del sud perderanno almeno 2.000 euro a testa di sgravi e quindi assumeranno di meno. Quindi questo è quello che avviene a Roma. Quello che noi dovremmo fare, oltre che poi le nostre azioni riguardo all'equità fiscale, l'impignorabilità della prima casa che ha presentato Vanessa e che stiamo cercando di far calendarizzare in Senato, anche lì con grande difficoltà, perché siamo solo noi del Movimento 5 Stelle che rompono le scatole alla Commissione per farla calendarizzare. Gli altri signori del Sud se ne stanno in fanciulle e non fanno nulla del genere. Cosa dovremmo fare, oltre che portare avanti le nostre battaglie? Allora, questa è una questione trasversale. Allora, bisogna andare a parlare in tutti i nostri paesi di origine, con tutte le persone che conosciamo, e dire, ma tu, cosa hai votato? Sei vicino al PD? Sei vicino al Nuovo Centrodestra? Sei vicino a Forza Italia? Ma tu lo sai che il Sud ce lo stanno massacrando? Fattene nella tua segreteria politica e vai a dire che bisogna lottare per le nostre cose. E questo lo dobbiamo fare persona per persona nel nostro paese, e se non lo fanno gli dobbiamo stare con il fiato sul collo, con il fiato sul collo. Detto questo, io vi dico che cosa stiamo facendo a livello nazionale per il reddito di cittadinanza, che è un'altra campagna importante, molto difficile, perché non la vuole nessuno, non la vuole nessuno, perché dare un reddito di cittadinanza vuol dire togliere le persone dal ricatto del lavoro, vuol dire rendere la persona libera
a non dover bussare alla porta del politico per avere un lavoro. Vuol dire toglierlo dalla criminalità organizzata, vuol dire renderlo libero di votare chi caspita gli pare e piace nella vita, ok? Grazie alle lotte che abbiamo fatto e ad Alberto Leone che è riuscito come capogruppo, quando era allora capogruppo, a condurre questa battaglia in capigruppo, a farlo incardinare, quindi vuol dire discutere, in commissione lavoro al Senato. Nel frattempo, come sapete, Beppe ha incontrato Dunciotti ed è partita la campagna di Libera che raccoglie le firme per fare in modo che la legge venga discussa in aula entro 100 giorni, adesso ne sono passati circa 20, quindi 80 giorni. La campagna è su, la trovate su www.campagnareddito.eu e chiedo a tutti di firmarla, perché è importante che raccogliamo quante più firme possibili e quindi che anche la società civile tutta, indipendentemente, perché sappiamo che Libera raccoglie tante associazioni anche lì, andiamo a dire ai nostri vicini di casa: tu fai parte delle associazioni di Libera, tu hai aderito come persona del PD o come movimento qualsiasi alle campagne Libera, perché non firmi la campagna? Perché non porti avanti questa tematica in modo trasversale? E quindi Libera sta raccogliendo le firme e noi stiamo, in questo momento siamo in commissione lavoro in fase di audizioni, che guarda caso, mentre per i decreti e quando hanno fretta le audizioni si fanno in 2 giorni, noi siamo in audizione da 2 mesi, sono centellinate, una audizione alla settimana, con i signori del PD che tanto si fanno belli sulla libertà e sul rendere libere le persone, che neanche partecipano alle audizioni o non intervengono. La relatrice che ha assegnato il disegno di legge è la capogruppo del PD, si chiama Parente. Potete fare anche un mail bombing per lei, quindi discuti il reddito in modo corretto. Quindi stanno centellinando le audizioni piano piano, ma noi non ci arrendiamo. Che cosa dovremmo fare? Innanzitutto il reddito rende liberi anche gli imprenditori, parlo delle situazioni a rischio, parlo di redditi autonomi e imprenditori che non riescono più neanche a pagare le tasse, perché è rivolto anche agli autonomi, tant'è che una delle associazioni che è stata ascoltata, che si chiama ACTA, che si occupa proprio degli autonomi, ci ha fatto un plauso perché siamo gli unici ad aver pensato ad una misura che sia per tutti e non solo per determinate categorie. Cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Io credo che tutto quello che come iniziative, adesso qualcuno propone una pagina su Facebook, qualcuno può vedere una manifestazione regionale, sicuramente stiamo pensando a una manifestazione nazionale, però quanto più possiamo fare per divulgare e dire, perché la gente non lo sa, ne sa poco, adesso si inizia a sentir parlare perché come avete visto tanti di noi stanno andando in TV e ne stanno parlando. Non basta solo la TV, dobbiamo parlarne, esatto, porta a porta. Dobbiamo andare in piazza, andiamo da qualsiasi parte, facciamo una manifestazione, facciamo le 2, facciamo le 3, facciamoci una marcia. Io l'altro giorno ero arrabbiata, prima che poi iniziasse la campagna nazionale, gli ho detto, anziché partire con lei, l'ho fatto a piedi. Che vedranno a strada, stima pazza, in giro che capisce, ma questa che sta facendo, io sto cercando di portare avanti il reddito di cittadinanza. Però, ecco, se noi cerchiamo di parlarne, di fare quanti più eventi possibili, ma parlarne proprio con le persone, con quanti più possibile fare un tam-tam, quello ci può aiutare, coinvolgiamo la società civile, facciamo manifestazioni, facciamo porta a porta.
A breve sicuramente ci sarà un sito sul reddito di cittadinanza, quindi si potranno scaricare le materiali e tutto, e sicuramente arriveranno anche dei volantini da distribuire, che stiamo provvedendo a scrivere. Quindi questo è, io sono qua per qualsiasi domanda, quello che mi chiedo è aiutiamoci. Aiutiamoci nel territorio. Nel territorio noi organizziamo e ci siamo, però dobbiamo fare un tantan. Sì. La gente non sa, basta scaricare, poi io ho fatto anche delle domande veloci, perché il disegno di legge è molto complicato, 20 articoli ed è difficile da leggere. Mentre con queste domande si riesce a comprendere molto facilmente di che cosa si parla e chiunque ne può parlare. Quindi questo, cerchiamo di portare questa iniziativa avanti, io mi fermo qua e vi dico massacrate e rompete le scatole nei territori su tutte queste questioni, l'IVA fiscale, IMU, la 407 ce la tolgono, il reddito di cittadinanza non lo voglio applicare. Là, il sud, è inutile che il governo Renzi dice e dice bugie, no? Dice menzogne, quando dice che ci sono stati 145.000 posti di lavoro in più. Sono cazzate, perché ci sono stati 120.000 posti di lavoro in più per gli immigrati e gli italiani hanno perso 20.000 posti di lavoro. La verità è questa. Grazie e per le domande, per qualsiasi cosa.